Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo la crema pasticcera, metodo tradizionale. Abbiamo visto il metodo montato, abbiamo visto il metodo in microonde con la crema pasticcera al cioccolato. Adesso vediamo la crema pasticcera, proprio classica, una ricetta di base, e poi vi faccio vedere che si può aromatizzare la nocciola al pistacchio per crearla alla nocciola al pistacchio. Quindi abbiamo visto quella alla vaniglia, metodo montato, quella al cioccolato e microonde, adesso andiamo a vedere quella alla nocciola al pistacchio, metodo classico. Questo è il metodo più conosciuto in assoluto, soprattutto a livello casalingo amatoriale. Praticamente si mette il latte nel pentolino, si porta a bollore, a parte si fa un pastello, un po' di latte caldo nel pastellino, il pastellino nel fornello, si cuoce fino a 85 gradi. Questo metodo è quello più pericoloso, cioè nel senso che siccome noi mettiamo una miscela di uova dentro una pentola, noi rischiamo di attaccare le uova perché c'è il coagulo proteico delle uova, cioè nel metodo montato abbiamo visto che ovviamente siccome le uova non toccano il fondo non si può bruciare, nel metodo microonde ovviamente non c'è la fiamma ma è il microonde quindi non può bruciare la crema, questo metodo può bruciare, quindi bisogna essere bravi a girare bene, bisogna girare bene in centro, sui lati, nei bordi, bisogna girare bene, ok? Bene non vuol dire veloce, vuol dire in tutte le parti della pentola. Molto importante, latte in questo caso ricetta basica, eh? 1 litro di latte, 200 di tuorlo, 200 di zucchero, 80 di amido di mais, ma questa può essere modificata, un po' più densa, un po' più di amido di mais, più cremosa, amido di riso, è sempre lo stesso discorso, fecola di patate se volete fare una torta della nonna, tutto può essere modificato, questa è una ricetta basica. 1 litro di latte, 200 di tuorlo, 200 di zucchero, 80, 90, anche 100 grammi di amido di mais, dipende dalla struttura che volete dare. Io di solito le preferisco un po' più compatte e poi le lavoro magari in macchina o con frusta, le liscio e le rendo più cremose dopo. Quindi partiamo immediatamente il latte nel pentolino, creiamo il pastellino da parte, vi faccio vedere come si fa il metodo tradizionale e poi le aromatizziamo. Quindi partiamo, perfetto, quindi procediamo con il metodo classico. Prima cosa si mette il latte nel pentolino e si fa scaldare. Poi a parte mettiamo il tuorlo, lo zucchero. Come mettiamo lo zucchero? Misceliamo subito, perché altrimenti lo zucchero ruba l'acqua al tuorlo e fa i grumi. Ok, giusto una miscelata. Poi mettiamo l'amido, la vaniglia. Ecco, una cosa che non vi ho detto, la vaniglia la metto sempre nei tuorli, perché se voi la mettete qui, dopo con le bolle che fa il latte, vi intrappola la vaniglia all'interno delle bollicine e vi forma come dei grumettini. Quindi vi consiglio di metterla nei tuorli e poi miscelarla. Perfetto. Pastellino pronto. Una volta che questo latte è caldo, lo mettiamo all'interno del pastellino. Poi il pastellino di nuovo nel latte, si cuoce, fanno attenzione a non bruciare il fondo, fino a 84-85 gradi. Se volete essere sicuri che questo latte non brucia, l'ho già detto nel corso pasticceria da forno, potete frullarlo prima col frullatore, così spaccate la proteina, oppure potete mettere un pochettino di zucchero sul fondo in modo tale che lo isola, ok? O un pochettino di zucchero che lo prendete da questo, lo mettete sul fondo, oppure frullate e spaccate la proteina. Queste sono tecniche da catering che ho appreso negli anni, quando bisognava fare, all'inizio facevo anche lo chef di cucina, quando facevamo besciamella per 40, 50, 70 litri di besciamella per i catering, frullavamo il latte per spaccare la proteina, ok? Quindi si può frullare e siete sicuri che brucia con minor difficoltà. Perfetto. A questo punto prendiamo già la bacinella dove mettere poi la nostra crema. Questo metodo è il metodo classico, io generalmente non lo uso quasi mai perché c'è il rischio di bruciare la crema. Oppure si può fare anche in un altro modo, ve lo spiego ma non ve lo faccio vedere, l'ho già fatto vedere. Mettete questo composto una volta che il latte bolle, mettete il composto all'interno e miscelate, ok? In questo modo è ancora più difficile che bruciate la crema perché ovviamente se voi miscelate tutto il composto con le uova dentro,
tende ad attaccare, ma se invece l'uovo non va proprio a rivestire tutta la pentola, c'è meno difficoltà che voi lo bruciate. Ecco, vedete, il latte inizia a bollire. Quando inizia a bollire, voi cosa fate? Ne prendete una parte e lo mettete nel pastello, ma non tutto, eh? Ne lasciate una parte all'interno del pentolino. Spegniamo un attimo la fiamma. No, mi raccomando, vi spiego questo passaggio. Non mettete tutto il latte, perché sotto, ovviamente, se voi mettete tutto il latte, si appiccica sul fondo la parte proteica del latte, perché ovviamente si secca, ok? Quindi miscelate il composto, riaccendiamo, ok? Potete anche non spegnere, era per spiegarvi questo concetto. Ok, riaccendiamo la fiamma. Perfetto, quindi una volta che bolle rimettiamo tutto il composto dentro. In questo caso, attenzione, perché veramente è rischioso perché si può bruciare la crema, soprattutto con l'induzione. Quindi bisogna andare bene bene in centro in questo modo qui, un po' ai lati, un po' in centro, ok, abbassiamo la fiamma, un po' in centro, un po' ai lati, un po' in centro, un po' ai lati, ok? Non è tanto la velocità, ecco, vedete? È fatta. Spegniamo, la crema è fatta. Una volta che è fatta, la togliamo dal fuoco. Vedete? Però è molto importante, non è la velocità con cui voi girate, ma è dovete girare nel centro, dovete girare ai lati, nel centro, ok? Perfetto, crema è fatta. A questo punto mettiamo la crema nel contenitore. Ecco qua, la crema è fatta, vedete? Perfetto, perfetto. La crema, vedete, lucida, venuta bene. Se vi piace potete aggiungere anche un pochettino di burro per mantecarla, da un 3 a un 5% su chilo di prodotto. A questo punto vi faccio vedere una cosa. La crema così è finita, ok? Pellicola, si mette a raffreddare e poi si liscia. Oppure vi faccio vedere un'altra cosa. Potete aromatizzarla. Perfetto, una volta abbiamo creato la crema, se volete farla alla nocciola al pistacchio, ne mettete una parte qui così. Parte qui. Allora, le paste oleose, le paste di pistacchio, nocciola, potete aromatizzare la crema con queste paste fino a un massimo di 150 grammi di paste oleose, chilo di crema. Cioè, cosa vuol dire? Ok, perfetto. In questo caso, ad esempio, abbiamo pasta di nocciola pura, mi raccomando pura e non surrogati, e pasta di pistacchio pura. Per gli amatoriali le trovate su Amazon, altrimenti ovviamente laboratorio, sapete il fornitore a chi prende. Pasta di nocciola, in questo caso Piemonte, molto molto buona pasta di nocciola pura, eh? Pasta di pistacchio pura, mi raccomando, ci sono certe aziende che fanno dei surrogati, dei preparati che sono tutta pasta di mandorla colorata verde, quindi deve essere pistacchio. Poi mettiamo all'interno, ad esempio per farla alla nocciola, ogni chilo di crema fino a 150 grammi di pasta di nocciola. Potete mettere una media di 100 grammi, il 10% di solito è più che sufficiente. Ora io sto un po' abbondando. Ecco qua, e ottenete così la crema pasticcera alla nocciola. Fa un profumo meraviglioso. Quando farete questa crema e l'aromatizzate con la nocciola, sentite che profumo che viene su. Perfetto, e quella al pistacchio. Miscelate. Ecco, vedete, la crema al pistacchio in verità non è quel verde che vi immaginate voi, che fanno vedere molto spesso, che è un verde menta finto. La crema al pistacchio generalmente è un marroncino scuro, un verdognolo scuro, eh? Questa è la vera crema al pistacchio. Qui ce n'è tanta, ovviamente, però potete ridurlo. Eccola qua, crema pasticcera al pistacchio, crema pasticcera alla nocciola. Ecco qua, vedete? Crema pasticcera al pistacchio pronta, perfetto. Ora pellicola e la mettiamo a raffreddare. Come le altre creme, una volta
che la crema è fredda, la lisciamo, eh? Quindi così, perfetto. A questo punto, pellicola, pellicola a contatto, abbattitore per uso professionale, oppure in casa dentro un contenitore di acqua e ghiaccio per abbatterle immediatamente, o se avete un freezer dedicato. Adesso fanno anche gli abbattitori, diciamo, casalinghi, eh? Perfetto, crema pasticcera, quindi metodo tradizionale, la potete lasciare alla vaniglia, la potete fare anche al cioccolato, come vi ho già fatto vedere, oppure pistacchio e nocciola. Andiamo in abbattitore e dopo la lisciamo. Ecco qua, perfetto. Ho ripreso le mie creme che ho messo a raffreddare. Anche queste non sono proprio fredde fredde, sono però, vedete, più compatte. Hanno raffreddato un po'. Adesso per tempistiche accelero, proprio volevo far vedere. La consistenza quasi da fredde o comunque da fredda è molto collosa. Ok? Quindi andiamo a lisciarla. In questo modo qua. Diventa più lucida, setosa. Perfetta. Questa è una crema pasticcera al pistacchio fatta bene. Ok? Perfetto. Così. E quella nocciola uguale, vedete, da collosa la lisciate e diventa cremosa. Perfetto. Queste creme, come quella alla vaniglia, al cioccolato, al pistacchio, nocciola, possono essere utilizzate per farcire bignè, tartellette, croissant, cornetti, potete fare la torta della nonna, potete fare una torta al cioccolato, potete fare quello che volete, ok? Quindi queste qui che vi ho fatto vedere erano le quattro creme di base, quindi alla vaniglia, al cioccolato, al pistacchio e alla nocciola. Quindi la lezione è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Se sei arrivato fino a qui è perché sei interessato alla pasticceria e nello specifico la pasticceria di base. Pasticceria di base, infatti, è il mio nuovo percorso formativo che ti rende padrone della materia e ti rende capace veramente di realizzare le migliori basi della pasticceria. Perché in pasticceria prima bisogna avere le basi e poi si può fare dell'altro, perché senza le basi non si va da nessuna parte. Mi sono preso il compito infatti di realizzare il videocorso più completo sull'argomento che ti insegnerà a realizzare tutte le basi. Lo vedremo non solo le ricette ma anche come bilanciarle e come costruirsele da sé. Pasticceria di base è un percorso che partiamo dalle paste di base, quindi vedremo la pasta sfoglia, la pasta brioche, la pasta cornetto, il croissant, quindi le paste sia lievitate che non lievitate o sfogliate. E poi vedremo le creme, quindi le creme di base, la crema pasticcera con le varie variazioni, ad esempio la crema mousseline, le varie derivazioni delle creme, ad esempio le creme composte, anche i croccanti, vedremo le glasse, le creme cotte, le panne cotte, il bianco mangiare, tutte le creme anche che ci sono all'interno della pasticceria, ma non solo, vedremo il procedimento, ma ti spiegherò come crearle. Non solo, all'interno vedremo anche i semifreddi, vi spiegherò il bilanciamento, le differenze tra vari semifreddi, biscuit glacé, semifreddo all'italiana, il parfait, e insomma tantissime video lezioni. All'interno di questo percorso quindi ci sarà l'opportunità di parlare direttamente con me. Accedendo ora avrai anche la mia assistenza. Semplicemente la mia piattaforma studio funziona più o meno come un social. Sotto ogni video lezione potrai commentare per qualsiasi dubbio, problema o perplessità, oppure puoi contattare addirittura il mio centro assistenza, quindi avrai il mio supporto iscrivendoti alla mia accademia. Io quindi ti saluto, qui sotto c'è il tasto per iscriverti direttamente, c'è anche il numero assistenza se hai altre domande o qualsiasi dubbio che ti viene in mente. Io ti saluto e spero di vederti all'interno del corso. Ciao!